Salve di nuovo a tutte e tutti voi dal vostro Santen Chan. Adesso ritorno a filmarmi col mio cellulare, il Samsung Galaxy Young 5360, che c'è una risoluzione di 2 megapixel di 320x240. Ho caricato ultimamente due video, ne avrei voluti caricare di più, però vi ripeto, sono stato occupato in Instagram e ieri o oggi ho caricato un video nel quale parlo di come Instagram ti crei problemi all'ora di commentare le foto degli altri. In pratica dicevo che Instagram sperimenta delle difficoltà, oppure che il tuo contenuto non è atto a condividerlo nella rete perché vogliono salvare la reputazione della rete. E invece succede che io ho visto molte foto cattive, molti commentari pessimi e non li hanno cancellati. Invece a me mi censurano per ore o per giorni, adesso fino a lunedì non posso più commentare. Nelle mie foto sì, ma nelle foto degli altri no. E non so perché. Mi sembra che loro hanno problemi di intasamento del servizio e invece di dichiararlo che hanno problemi di traffico, preferiscono censurare gli utenti in modo di ridurre il traffico di byte, perché ci avranno degli intasamenti nelle memorie del sistema. Io voglio vedere se c'è qualcosa di meglio di Instagram per passare ad altro. D'altra parte ho scoperto che non avevo dei problemi a ricollegarmi con Instagram all'account di Twitter, se no che la Facebook, che ha comprato Instagram, impedisce agli utenti da qualche giorno di usare Instagram in Twitter. Quindi io voglio vedere se c'è Kick, mi sembra, qualche applicazione migliore, perché magari prima o poi io il salto lo faccio e me ne esco da Instagram. Sto da più di 2 mesi in Instagram e già ho 500 seguaci più o meno. Però a me che mi frega. La volta che mi scassano le palle, io me ne vado da Instagram, ma vado dovunque sia, non me ne frega. E perché non possono trattarti male, no? Come usuario. Magari l'account lo lascio, però nel cellulare caricherò qualcos'altro. Tanto funzionano tutti uguali. E poi, siccome sta avendo troppo successo Instagram e magari attende male la gente, molti altri faranno dei social network e delle applicazioni per funzionare anche con altre reti sociali. Quindi io sto alla ricerca di nuovi Instagram e se voi conoscete, cari amiche ed amici, qualche applicazione per cellulare, ma anche per computer che funzioni come Instagram, però che sia differente da Instagram, Kick o qualsiasi altra cosa, vi prego di commentarmelo. E se voi avete qualche altra applicazione, siete iscritti a qualche altro tipo di social network tipo Instagram, fatemelo sapere. Adesso mi si sta stancando il braccio perché questo cellulare lo devi tenere orizzontale. Allora non posso cambiare di mano perché altrimenti, vediamo, forse ho già fatto 5 minuti parlando, mi stanco ogni 5 minuti. Beh, ecco, la tecnologia che ci crea dei problemi, ci è utile, ma ci crea dei problemi. E quindi niente. Questo è stato un video per salutarvi, per dirvi che ho caricato dei video, prossimamente ne farò altri. Devo riprendere l'abitudine di farne tanti come ho fatto fino a poco tempo fa. Però non ho del tempo, oggi ho seguito molto Instagram, ho caricato delle foto. Guardate il mio profilo. E poi devo riprendere a fare i monologhi sul più e sul meno, sul bi e sul va.
Vediamo. Intanto, forse oggi vedo la Littizzetto perché hai ricominciato che tempo che fa. E qua è primavera, però ancora fa freddo. Vediamo come è venuto questo video che è da molto che non giro con il Samsung Galaxy Yung 5360, perché ultimamente ho sempre usato soprattutto il Nokia Asha 302. Un po' il tablet che mi si è rotto e un po' una filmatrice. La Everio. Però adesso voglio vedere se ci ripiglio la mano con questo cellulare. Allora niente, vi saluto, vado a cenare. Mi raccomando, seguitemi in Instagram, che sto più in Instagram che non in Google Plus. E niente, appena ho degli argomenti, li condividerò con tutte e tutti voi. Grazie di seguirmi e di non lasciarmi solo. Ciao!